Bene, ho iniziato questa sessione per Franci. Continuiamo da 5 a 1, ti connetti a Franci. Sempre che non sei già connessa. 5, 4, 3, 2, 1. Si mostra, sta facendo un bagno al mare, senza vestiti, è un'altra vita, una vita parallela, e si mostra così. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si gira, ha dei capelli lunghi e castani fino al... Insomma, alla vita si gira con il busto fuori dall'acqua, mi dice sì, mi fa il cenno con la testa. Perché questa immagine nuda che fa il bagno? Come se lei ha scelto questa vita per come inizio di purificazione, dice, del Questa mare. attuale di Franci. Sì, cioè lei, la sua PS in questo attuale di Franci, ha scelto questa vita che ha vissuto, che sta vivendo come simbolo di un inizio di una volontà di purificazione, dice. Di purificazione di se stessa dai peccati o dalle entità. Lei dice: io non so quello che vedremo. Sono qua apposta, però voglio essere pulita, però ancora non ho chiaro. Ho dei pezzi di puzzle, dice, che devo mettere a posto. Va bene, la situazione è molto confusa, quindi quando la situazione è molto confusa si procede in maniera chirurgica e semplice. Ok. Vibrazione. 10 miliardi. 102. Consapevolezza. PSP. PS 75. Numero delle vite. 5.385. Tanto. Più o meno dove si colloca la vita della donna nuda? Più della metà. Domanda strana, questa è l'ultima? No, ne avrà altre due. Ok, era diversa la domanda, ma va bene, ok. È l'ultima, cioè la 5.385, questa, ma ne avrà altre due. Sulla Terra. Al momento, chiaramente, perché ovviamente queste domande sono sempre con numeri Si che cambiano. ruotano, perché tutte le decisioni che lei prenderà qui e tutto il lavoro che faremo insieme qui si ripercuoterà nelle vite che sta facendo, che ha fatto, che farà, quindi cambierà qualcosa. È interferita da entità eteriche. Falchi, li vedo da prima. Due falconiformi, direttamente da Odino, vedevo già mentre parlava. Poi Ma nel suo caso è come se vedessi una schiera di... cioè più... se mi innalzo ne vedo di più, come se fossero proprio uno stormo, si dice, di falconiformi. Tra questi ci sono anche, c'è cioè proprio dei falchi, proprio a mo' di, insomma, la conformazione di uccello, e poi dei umanoidi con il viso da falco, diciamo, falconiforme, quindi ibridi. Quindi comunque DNA falconiforme. Ci sono i DL? Quattro. I EDL significa, se ci sono, significa che certamente ci sono entità mentali.
che test, loro infatti. servono. Che livello? 4. Quante e che livello? 2 Quattro. del 4 del 2 del quarto livello. Ok. Qual è il compito delle entità mentali, di queste entità mentali del quarto livello? Pizza confusion. Come? Pizza confusion? È una confusione. Ok. Ma hai detto pizza prima? It's, mi hanno detto Ah, it's. it's. It's confusion. Ok. E infatti c'è tanta confusione. E noi ce ne freghiamo e facciamo i chirurghi. Nel 92, finito il matrimonio, giusto? Sì. Finito il matrimonio, iniziano delle visioni e dei sogni. Mettiamoli tutti insieme. No, nel 92 no. Prima inizio. Prima, a 10 anni, 7 anni, 10 anni, 10 Era anni. bimbo. Ok, vabbè, comunque iniziano delle visioni. Partiamo dalla donna che le appare. Le tiene la mano, lei apre, pensa sia il marito, apre gli occhi, il marito è dietro e davanti vede proprio la sagoma. È un angelo. Elohim. Vedo un angelo, sì. È apparso altre Madonna, volte, nel senso. sì, però già prima, infatti, l'avevo chiesto se la nonna materna era di là e lo vedo come se fosse cioè, collegata con la nonna che lo porta poi al bisnonno, cioè la vedo collegata con con quella parentela, Quindi da parte della nonna materna, la che madre era di Luz. Franci aveva un nonno che per Franci è il bisnonno, tutti e due non ci sono più ed è un disincarnato attaccato a Franci, la madre. Allora, la nonna, io vedo, la nonna materna, Alla giusto? La nonna, la figlia. La figlia figlia del del bisnonno. bisnonno, esatto. Sì, scusami, era la nonna, scusa. Ok, dove è attaccata? Testa. Lei pensa che Se c'è ne re. questa. Vedo Dimmi, dimmi. che. Perché gliel'avevo chiesto anche prima, che lei pensa di dovergli qualche cosa a Franci e quindi cerca di. Cioè, io vedo questa connessione tra la nonna materna e questa donna, che in realtà la vedo come un angelo, cioè in realtà è un angelo, che interferisce con lei. Siccome lei ha comunque un canale aperto, perché lei è molto attenta alle sue percezioni, lei è come io vedo Franci, parlo, è come se vedo che lei è attenta proprio ai segnali esterni, anche forse troppo, nel senso che comunque ogni cosa è segnale. Quindi comunque la prima cosa che credo dovrebbe un attimo mediare, però lei è molto aperta a tutto quello che accade all'esterno, quindi ogni cosa che accade la prende come un segnale. Automaticamente non sapendo fino ad oggi, ma comunque si può imparare questo, a mediare e a filtrare, a proteggersi, arriva anche di più di quello che lei vorrebbe, diciamo, cioè segnali della sua PS magari lei vorrebbe, invece arrivano anche segnali dall'esterno e vedo che si intrufolano cose che magari talvolta nemmeno c'entrano con la sua vita, con lei. Io vedo anche altri disincarnati che girano intorno, che passano e lei è come se li percepisce, ma non la riguardano, però lei ha questo canale, è come se lo desiderasse in qualche maniera, cioè non volontariamente, ma involontariamente l'ha aperto. Particolarmente io vedo da dopo lo stacco con questo uomo. Il distacco dal marito. 92. Ok, chiamiamo la nonna rapidamente, le diamo tutte le informazioni, le apriamo il portale ideale, le chiediamo se vuole lasciare un messaggio e se si rendeva conto dei problemi che ha causato a Franci. Presenta con un mattarello, io la vedo così, con un grembiule da cucina a fiori e un mattarello per fare la pasta. Sì.
sento così. Quando lo vedo come se avesse dei rolli, so, i rolli per fare i ricci, no? Sulla testa. No, lei non Cosa fa? sta capendo, non capisce. Non prende l'informazione. Cosa causa la presenza della nonna nella testa di Francia? Emicrania di testa, migrania. Pressione alta? Pesantezza sulla testa. Quando ha prenotato si sentiva muovere qualcosa nella testa, era la nonna? No, non sono, ci sono gli EDL che cercano di, collaborando con il discorso mentale, cercano di confonderla. Io proprio ho visto la parola in inglese che si è presentata prima, avevo confusione. Cercano Confusa. di confonderla. Lei ha delle aperture molto, cioè, molto, potrebbe usarle a suo vantaggio, deve imparare però, deve fare un lavoro su se stessa, altrimenti si possono torcere contro, come insomma in questo caso deve imparare a controllare la sua percezione, perché questa percezione le apre appunto dei canali mentali e sensibili e permette comunque di essere utilizzata la sua energia da appunto EDL. E io vedo, ripeto, anche disincarnati che passano, è come se lei li percepisce, lei percepisce che ci sono delle presenze quando sta in giro, quando va a trovare qualcuno, non lo so, quando qualcuno viene, c'è qualcuno e qualcosa è attaccato, è come se lei ha la percezione dei disincarnati. Io vedo questa cosa qui. Ok, la nonna ha capito che ha interferito con la nipotina. Io mentre parlavamo, nel mentre ho fatto degli gnocchi. Che lei dice che gli piacciono gli gnocchi al sugo. L'hai fatti tu? Sì. Per Ok. noi, per avere diciamo, le informazioni. Perché lei mi dice che le piace l'informazione così, le piacciono gli gnocchi. Quindi nel mentre ho fatto degli gnocchi, un piattino di gnocchi al sugo, gliel'ho offerto di informazioni. Lei li sta mangiando. Va bene, vai alla fine di questo pasto. Diventa una donna con i capelli castani, metà spalla, e mette un vestito rosa a fiori, perché dice che così è più pronta, più giovane per affrontare la situazione. È come se adesso sta guardando lei, cioè Franci, è come se lei si stia rendendo conto di quello che causava, come posso dire, come se È la nonna. si è staccata, sì. Cioè, Ok. guarda la fisionomia di Franci, guarda lei, la sta guardando. Facciamo in modo che vada nel portale ideale. Se vuole lasciare un messaggio alla nipote, questo è il momento. Dice questa frase, non so se possa avere senso. Dice: stai attenta nell'agire in questo mondo, stai attenta. Dice solo questo, non so. Che consapevolezza ha questa nonna? Bassa. 80. Anche più bassa di quella che ha Francia in questo Anzi. momento. Va bene, che vada attraverso il suo portale ideale, magari riuscirà più avanti ad alzarsela, senza mettere le persone in condizioni di preoccupazione, perché stare attento non vuol dire più niente. Niente. Se non metti, ti metto in agitazione, ti metto in. È interferita la nonna? Ok. Angeli. Attraverso il suo portale, di là, quando sarà di là, vedrà le cose come stanno e deciderà se tenersi gli angeli
attaccate la gonnella o disfarsene. Lo farà lei e sarà un suo percorso Decisione. e decisione. Ok. Le appare un uomo, anzi una donna, con i genitali maschili. L'uomo-donna. Chi è? Ermafrodita mi è uscito. È sempre la quella è un angelo, io è un angelo, lo vedo da prima. Quando lei parlava di questa donna che le appare nelle visioni, nel sogno, poi è la stessa cosa che poi diventa uomo, è sempre questo qui che vuole confonderla. Che le dice non delle mezze verità, nel senso per rendersi credibile, per prendergli energia, le dà delle le dice delle cose che poi accadono, facendole credere che è una sua potenzialità. Lei ha un'apertura, ma non ha bisogno ovviamente di questo essere, però è come se lei avesse creduto in quello che diceva, quindi in qualche modo è come se è lei che lo richiamava. Perché comunque le venivano dette delle cose che poi accadevano e quindi lei credeva in Infatti lei questo. dice interno e esterno, cioè quello che mi succede nei sogni, mi dicono nei sogni, poi succede nella realtà. Ma è lei che è come se fosse, non so, perché è difficile cioè, spiegare quello che vedi da qui. No, no, ma è chiaro, è chiaro. È lei che se lo... Ok, va bene. Come si chiama questo tizio, questo angelo? Così lo definiamo e non lo ripetiamo. Dice Confu. Ok, uomo alato. No, è sempre lui. È lui che prende diverse forme. Ok, sogna una donna che le Donna, dice più uomo. volte, e le dice che il ragazzo che è accanto, sempre un sogno, è il suo sottoposto ed è comandato per darle fastidio nella vita. Ed è un angelo, un rettile, questo ragazzo è un rettile, è solo un'altra forma di, è come un divertimento per loro, cioè per questi qui si divertono Ma è sempre a Confu, l'angelo. sorprenderla. Sì, è sempre lui e questo ragazzo che lei vede in realtà è un rettiliano. Va bene, bassa manovalanza. Davanti alla bassa manovalanza, alla definizione di bassa manovalanza, cosa fa il rettiliano? Ridono, niente, però non si avvicinano a me, stanno lontani adesso. Ridono di Franci. Lei sente le risate? Si sta rendendo conto che a volte ciò che sente, che percepisce, deve metterlo in dubbio. Si sta rendendo conto adesso che lei sta vedendo. Quello che io sto dicendo, lei lo sta vedendo. Cioè, quello che vedo io, lei lo vede insieme a me, perché noi siamo insieme in questo momento. E si sta rendendo conto che ciò che vede, se messo in dubbio, se fa la domanda, mostrati per come sei, perché è questo che abbiamo fatto quando parlavamo del ragazzo, della donna. Noi abbiamo chiesto, io insieme a lei, e lei ha visto me, lo sta facendo lei. Mostrati per quello che sei. Quindi subito abbiamo visto questo angelo che poi in realtà io lo vedo sempre comunque, l'angelo lo vedo incrociato, cioè io vedo del rettile all'interno di questi esseri qui, del DNA rettiliano, e lei l'ha visto insieme a me. E poi quando hai parlato del ragazzo, lei insieme a me abbiamo chiesto mostrati per quello che sei, abbiamo visto proprio un coccodrillo su due zampe. Quindi. Lei si Ovvero, sta rendendo conto. ok, attacchi psichici. C'è la collaborazione tra questo qui, che è proprio lei, questo è come se fosse legato tra lei, cioè il discorso del mentale. Questo tizio comunque lo ha, come si dice, la persuade, come se lei fosse stata in una sorta ipnotica, come posso dire? Perché lei vedo che prende
ripensa, 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 ripensa. Quindi questo ripensare lo attrae, quindi lo richiama, lo ripensa, poi lo Ma allontana, poi lo richiama. quale tizio Questo attrae? essere qua, questo essere che si presenta come L'angelo? donna, che poi sì. Perché si presenta come donna? Ma è un divertimento, non ha. Perché a lei piace di più così, cioè quello che fanno è semplicemente presentarsi a seconda di come tu ti piace di più a te. Quindi loro percepiscono, vedono quello che la donna è più credibile per lei. Ma il pene. È un divertimento. Giocano, giocano come Attacchi se, astrali. capito? Io vedo EDL che girano. Io vedo quello che vedo nel complesso è proprio una mente malleabile, come posso dire. Lei sta cercando le sue risposte e quindi in determinati momenti è come se lei abbassasse le difese, perché non è una ricerca, lei ha la sua ricerca che è una cosa ok, positiva, però lei nella sua ricerca va in panico, quindi non capisce. E in quel momento c'è un momento proprio che lei va in panico e in quel momento è attaccabile, quindi l'entità di turno o il discorso mentale di turno è come se influisce di più. Quindi è tutto collegato, ci sono gli EDL che all'interno della testa, insomma, si muovono, poi ci sta questo essere che nei sogni, ma io vedo che lo vede anche non nei sogni, infatti anche prima avevo domandato, non è solo un sogno, è come se lei ha proprio delle visioni vive, cioè lei, che ne so, si gira e vede questa cosa, quindi è tutto un Anche distrarre, di giorno e di notte. sì, anche di giorno, è Ok. come un distrarla dal suo. Da un suo Compito percorso, come una di presa. Sì, ricerca personale. esatto. Però le arrivano delle minacce, degli attacchi fisici e delle minacce. Nella realtà, se non ho capito male, no? No, mentre dorme. Ah, ok. Attacchi fisici. Ah, giusto, sì, perché si è ritrovata dei lividi. Non le sono abduction. Ha subito delle scosse. Allora, cioè, lei ha questa cosa mentre parlavamo, insomma, allora, i lividi è come se sia sono abduction. E il discorso delle scosse, io ho visto come se nelle abduction utilizzassero un impianto che lei ha qua all'interno, all'altezza, poco sopra del terzo occhio, sulla fronte. Cioè, lei ha molto questa apertura mentale, come posso dire, lei è. È Aperta. aperta molto, ma tantissimo. Proprio non dico una spugna, però non solo è aperta a vedere, a cercare, quindi non sapendosi tra virgolette, ecco, schermare, proteggere, come posso dire, lei è aperta e cerca risposte, cerca percezioni, cerca di capire semplicemente. Lei vuole comprendere, lei è qui perché vuole capire. E intraprendere una strada nuova per il suo vero reale percorso e imparare a schermarsi e a far rimbalzare gli attacchi. Questo è quello che lei mi sta dicendo. Nel contempo, chiaramente ci sono comunque delle cose che lei adesso comprenderà, ma che non aveva compreso, come per esempio l'impianto di questa cosa qui. E quindi attraverso questo impianto arrivano anche le scosse delle entità mentali. Quindi è tutto è come tenerla sotto ipnosi, non so, mi viene così, come se lei Una confusione, la tengono. Sì, ma in sì. realtà il termine ipnosi in senso negativo io non lo vorrei usare mai, perché No, l'ipnosi è scusami. un no, nel senso, la mia idea, l'ipnosi è uno dei mezzi, uno dei pochi, se non fosse l'unico mezzo per riuscire veramente a cambiare le cose. Va Io bene, intendevo che sì. la
bambolata, ipnotizzata. è ipnotizzata, bravo, no, non Continuamente ipnotizzata, insomma, è The Confusion, no? È il nome del programma, immagino. Ok, aggressività. Ma è come se fosse una cosa emozionale questa qui, come se è un risultato di una non comprensione, quindi io vedo la rabbia, a volte lei si arrabbia, cioè è una cosa emotiva, una reazione emotiva a tutto questo non controllo di se stessa, cioè a non riuscire a controllare quello che accade di se stessa. Va bene, paralisi notturne, vabbè, che te lo dico a fa? Sono di Action. Abduction, no? Quante sono adesso? Mese circa. Perché tutto Io questo vedo anche casino? degli spazi. Io vedo, scusami, perché mentre lo parlavamo di abduction, io ho visto che lei viene anche spostata a livello temporale. È come se a volte lei ha quelli che si possono chiamare, che conosciamo come déjà vu, ma in realtà io alcune volte vedo che lei viene proprio, cioè come se a livello mentale ha delle, riesce a spostarsi, non lo so, non so se nei sogni, se ha delle, ma proprio questa apertura la porta anche a vedere delle linee parallele, quindi avere dei momenti di spazio-tempo momentanei, anche per dire, insomma, lei, che ne so, sta facendo una passeggiata, la spesa, non lo so, sta facendo, io vedo che sta pulendo in casa, sta facendo qualcosa e ha dei momenti che dice, ma come se viene spostata indietro in avanti, Che non si ritrova più. non si ritrova, come se non si riconosce, cioè si perde un attimo perché accade questo. Perché tutto questo torna nel 2004? Dal 92 poi finisce, poi 2004 riprende. È come se c'è stato un rifiuto, come se lei avesse avuto un evento che le ha drastico e abbia deciso di chiudere il suo canale per provare a vedere. È come se lei avesse rifiutato se, allora questa è una parte di se stessa, cioè questa è la sua PS, questa capacità è la sua PS che è così. È come se lei in un certo momento ha detto ok, basta, io devo fare una vita normale, ma quindi abbia messo un tappo, io vedo proprio che lei si chiude, no? Riccio e dice ok, basta. Ma non è possibile, nel senso non si può, come posso dire, non accettare se stessi, perché lei è così, Ok, ha lei ripreso. è Va bene. esatto. Causa esoterica delle emorragie in una trasfusione. Ma io vedo dei me. Me li scritti male i punti, Franci. 5 anni. Non lo so, io a questo punto non me lo ricordo e sono scritti male. A 5 anni c'è stata una trasfusione, questo? Un'emorragia? Scrivimelo in Skype. Scrivimelo in Skype, in questo Skype qua. Non capisco il labiale. Scrivimelo in Skype. C'è un testo, c'è una chat in Skype. Ah, è un telefono. Ah, no, no, no. Vabbè. No, vabbè. No, 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 no. Lascia stare, lascia stare. Va bene. Vedi qualcosa nello stomaco? Tanto comunque sono tutte le stesse cause alla fine. E DL che si muovono sicuramente. Poi quando mi hai detto stomaco vedo tanta rabbia, come se si ripercuote a livello fisico l'emozionale. Quindi Intestino, la stessa cosa. flebiti, Abduction vedo. Reazione del corpo. la testa in cui si muovono delle cose era la nonna e ieri abbiamo detto, EDL. e in parte un po' la nonna. Problemi L'impianto, fisici. anche come se quando sente queste cose è come se le immettono delle, come
come posso dire, delle scosse, no? Per vedere poi lei come le somatizza a livello mentale. Problemi fisici altrui. Lei è talmente aperta, dice, che subisce i problemi fisici degli altri. Lei ha questa apertura che ormai abbiamo, insomma, visto, capito, lei lo sa, e automaticamente non è come se lei, nel momento in cui parla con una persona, si immedesima talmente tanto che si lascia andare. È come se lei ci sono dei momenti che entra proprio, come se vedo proprio questa scena qua, come se entrasse e percepisse tramite le parole dell'altro quello che l'altro stava vivendo, e quindi automaticamente, non sapendo bene ancora come poter ascoltare e dare un'informazione senza prendere Ok, però questa apertura l'esperienza è dell'altro, tale che se sta male. Tizia le parla di Caia che ha mal di testa, lei ha mal di testa. Perché non si sa, come se non riesce a mettere una, come posso dire, una schermatura. Io vedo questo, come se lei non riesce a, non ha imparato ancora a mettere una schermatura. Cioè c'è una differenza tra l'ascoltare e dare un consiglio per la tua informazione, la tua esperienza, in quel momento renderti utile e chiudere. Non riesce a capire la differenza tra questo e tra ti aiuto io, te lo levo e me lo prendo io, perché io poi lo somatizzo, e poi non è così, perché poi se lo prende lei e quindi sta male lei. Ok, più che schermarsi, lei dovrebbe chiudere questi canali e aprirli solo quando ha intenzione di aprirli, a comando. Esatto. Questi Gli altri per se stessi. canali energetici, dove sono? Testa, testa. Ma Come se sempre o nel suo lei. caso? No, no, nel suo caso. No, no, Quindi nel la suo corona? caso. Sì. Sacra corona. Allora, in generale, se io vedo più in un discorso più generale, vedo chi ce l'ha sulle mani, chi ce l'ha sotto il piede, chi ce l'ha dallo stomaco, nel suo, quindi è una cosa proprio molto soggettiva. Nel suo caso è una cosa sua dalla testa, sì, qua. Come se ci fosse, come se lei aprisse, non so, un portale. Io vedo un cono, se è aperta, è aperta. Lei ha questo. Però è una cosa sua, non è creata da lei stessa, dalla sua PS. Pause. Non ti sento più. Senti? Non ti ho sentito più, mi senti? Ok, sì, ti sento, Ok, tu mi adesso senti? sì. Adesso Ok. sì, non ti ho sentito. Causa esoterica del fatto che ha tutti contro. Figlia, cane, familiari, ambiente lavoro, ambiente amici, conoscenti. Il suo. Allora, io vedo come se lei vuole prendere una strada diversa, ma dà importanza molto al discorso di quello che gli altri pensano in questo momento. Lei. Questa è di lei, ed è una cosa, quindi è come se si alimentasse il io so determinate cose che voi non comprendete, e quindi è come se attirasse un discorso di andare su una strada diversa, quindi il pensiero degli altri, come se le desse importanza, questo è uno. E poi le entità, avendo questa apertura, è come se cercano di attaccarla, no? Cioè utilizzano la persona esterna o il cane o la persona di turno per attaccarla. Perché lei ha la possibilità di fare una strada diversa, più idonea, no? Più verso qualcosa di più pulito. E quindi è come se d'improvviso alcune persone ti voltano le spalle, finché tu comunque non, poi non dici, tra virgolette, te ne freghi, no? Quindi si Perché dà importanza. perfidia e cattiveria ovunque? Non ho capito, scusa. Perché perfidia e cattiveria ovunque? Male, cioè, è come se lei vede comunque la Matrix che non è come lei la vorrebbe. Cioè, lei si focalizza su alcune situazioni. È quello, è che lei si focalizza, che
Non so se riesco a rendermi comprensibile relativo anche alla domanda che mi hai fatto prima. È come se lei focalizza, cioè lei mette un cono di focalizzazione e vede quello. E quindi automaticamente vede quello e automaticamente, Lo focalizzando alimenta. l'attenzione su, esatto, lo alimenta e vede solo, cioè ritorna solo quello. Quindi le persone che si rendono conto di lei, la perfidia, e la cattiveria, Matrix sbagliata. Non focalizza troppo su questo, dovrebbe ampliare, non è proprio tutto, no? Ok, analizziamo la madre dal punto di vista della figlia. La madre la maledice, lei che ha tanti fratelli è l'unica che un po' si occupa della madre e contro la quale la madre vuole il peggio. Tra l'altro, posso dirlo, no? Il discorso che si sono presentati a casa tua delle persone che ti volevano. Tra l'altro c'è un fatto successo quando lei era molto piccola. Delle persone si sono fatte avanti e hanno proposto di comprarla ai genitori di Franci. Allora, quando mi hai detto di queste persone, anche prima che ne parlavo, io vedevo che erano comunque, tra virgolette, comandate da esseri non umani, come posso dire. Cioè, erano come se la volessero prendere perché lei ha questa particolarità, cioè ce l'ha da quando è nata, cioè ce l'ha proprio. Questa sua amplificazione, questa sua, però non è, cioè, ne è consapevole, ma non lo sa, non sa utilizzare questa sua ipersensibilità a suo vantaggio. Ecco, però quello che vedo dietro, i genitori sapevano di questa sua cosa, è come se loro erano consapevoli di sapere che lei, che Franci è diversa dagli altri figli, quindi che poteva. È come se vedevano che potevano sfruttare, tra virgolette, questa potenzialità per vivere meglio, ma poi alla fine non è stato così. E dietro questa coppia che vedo, che la volevano, è come se vedo che sono in realtà non spinti da esseri non umani. Ok, questo racconto però ha i ricordi di una bambina piccola e Franci ce ne parla oggi che è adulta. Sulla carta non ha senso, stiamo parlando dell'Italia e anche volendo una bambina di 5-7 anni non può essere comprata da nessuno, né tantomeno anche solo regolarmente adottata, se non c'è un motivo valido e in ogni caso è tutta un'altra fila per cui in pratica non è che si sceglie il bambino. Si va Ma dal io naso, vedo. non stiamo parlando del 500, stiamo parlando di oggi. Quale era il reale motivo per cui questi due sono venuti e hanno proposto un acquisto, tra virgolette? Allora, quello che vedo è che se, diciamo, è vero che a livello di società e di legge quello che dice è ovviamente vero, ma è come se in realtà fosse deformato. Cioè, io vedo come se, nel senso, se questi due genitori dell'epoca, perché comunque non è, insomma, non è proprio oggi, però in quell'epoca è come se loro avevano dei problemi seri, economici in quel momento. Quindi nel momento in cui loro potevano anche riuscire a cedere un figlio per fargli avere una vita migliore. Questo è quello che poteva essere la giustificazione. Come posso dire, nel senso, io sono povero, per dire, adesso lo so proprio in maniera drastica dicendo, quindi non posso dare la vita che vorrei a questo bimbo, questa bimba che è nata. Tu sei una famiglia magari benestante che puoi dargli una vita migliore, No, va quindi. bene, il concetto è chiaro, ma tutti sanno che nell'Italia di 50 anni fa, 45 anni fa, come oggi, non si può. Quindi, quali erano le vere intenti? Lo sanno anche questi due che si sono presentati. C'era un vero intento, diverso intento? Non si può, anche volendo, non si può. Indipendentemente dalla risposta dei genitori di Franci, quella cosa non si può fare. Forse alla nascita. Forse, una donna che resta in casa 9 mesi, nessuno sa che è incinta, e l'altra che si è presentata lo stesso e finge che poi il figlio è suo, ma non a una bambina di 5-7 anni. Non si può. C'è un reale intento che
che non è quello di dare un futuro migliore a una bambina. No, non è quello, questo è quello che chiaramente E allora dicono. sono due inconsapevoli, questi due, della legge italiana. Ma di tutto, non solo la legge italiana, molto più confusi di lei. Va bene. Caso esoterica della maledizione della madre. Gelosia, invidia, tutto Alla fine. questo. Come se in realtà la madre è molto più bloccata rispetto a lei, era molto più bloccata. E quindi è come se lei in qualche maniera fosse uscita, cioè la vedo anche nonostante alcuni momenti di grande, diciamo, tristezza, determinati momenti della vita, come se mi mostra dei flash, delle immagini a scuola, delle cose che lei ha vissuto, che l'hanno fatta stare male. In realtà lei comunque esce fuori dalle righe. Quindi lei è riuscita comunque, nonostante tutto, ad avere il coraggio di provarci almeno. Poi si è Lei è fermata, Franci. Franci. La madre è viva, no? Sì, tua mamma è viva. Ok. Però Franci sostiene che le due, lei, madre e figlia, sono legate nel bene e nel male. Vite passate, tante, ne vedo diverse di vite. Vite passate. N'è una in particolare in cui. C'è la ragione per cui sono legate nel bene e nel male qui, cioè non si sopportano, è vicendevole, Io do amore e odio. Sì, c'è eppure un... sono legati, perché? fa parte di alcune vite passate, in particolare ne vedo una dove... Allora. Franci mi mostra questa vita qua mentre tu me lo chiedevi. Mi mostra una vita dove lei era un uomo, cioè Franci era un uomo, praticamente la sua mamma era una donna, era la sua donna, è stata la sua donna di Franci da uomo, che lui ha come abbandonato, lasciato in una battaglia per salvare se stesso. Cioè l'ha lasciata in pratica, l'ha lasciata morire, come posso dire, l'ha Franci abbandonata. l'ha lasciata, Franci. Franci uomo l'ha lasciata Franci moglie, uomo ha madre. lasciato questa donna, che era la sua donna, in questa vita che mi mostra. C'è una battaglia, io vedo delle... Ma lui muore, lui non può più tornare o ne approfitta? No, lui va via. Cioè c'è una è come se c'è un assalto a un villaggio, Ah, qualcosa non succede. fa neanche la battaglia. No, lui, cioè lei, Franci, che è un lui, prende un cavallo, prende il suo cavallo e ha un'armatura addosso, si mette l'armatura e va via. E vedo questo villaggio che va a fuoco e praticamente non si sa, per salvare se stesso, diciamo così, vedo questo, la scena, che me la fa vedere come un fotogramma veloce, vedo tutta questa scena qua, il villaggio Per viene salvare se preso stesso d'assalto. non va a salvare la Assalto. moglie che muore. Che è la mamma, mi Sì, no, ma mostra. muore in questo incendio o si salva? Se no, no, no. Ok, un'altra vita? È il contrario. Ma c'è la Madre, madre è marito uomo e e lei è la sua donna. Vedo diverse, è come se quando mi ha detto un'altra vita me ne fa vedere diverse. Si scambiano i ruoli e si ridanno quello che si sono. ok, se la sono legate, sali alla causa esoterica di questo legame. Un Le patto. vite. Fatto che dice cosa? Cluster. Una deve Va salvare l'altra. bene. Il gioco oggi finisce, quindi toglieremo tutti i patti e non ci interessano in questo momento. Abbiamo visto nelle entità mentali quella del quarto livello, due del quarto livello per Confucio. la confusione. Esiste anche un'entità preposta al suicidio, quella del decimo livello, perché Franci ha tentato il suicidio Non sette più volte. però.
C'era, Potremmo dire chiamiamola. sì, c'era. Lei è come se l'avesse volutamente, cioè lei è riuscita. A togliersela, bene, andiamo al momento in cui se l'è tolta, in cui l'ha presa a calci e l'ha portata fuori Ma è dalla stata sua. sostituita da un EDL, però, vedo. Cioè, c'è stato uno Opa, scambio. è un buono scambio. Uno stupido EDL per un'entità di decimo livello suicidio è arrivata a un passo dal suicidio a 16, a 15 anni, 15-16 anni. 15, 15. Come ha fatto? Qui si è visto, lei può vedere il proprio. La propria forza, la propria potenza, le proprie capacità. Io vedo che era stufa. Mi E mostra questo. non è stufa anche di questa confusione, di Sì, non è questo così. patto con la madre, di questi cazzi e mazzi delle persone che lei si prende addosso. Lei è stufa di tutto, per questo che qua aveva bisogno di vederlo, di viverlo per rendersene conto. Perché nel momento in cui lei lo sta vivendo adesso, sta vedendo, nel mentre lo vive, lei, cioè nel mentre lo vede quello che mi sta facendo vedere lei, perché poi è lei che me lo sta facendo vedere e tramite la mia voce lei lo rivive, aveva bisogno di vederlo, di sentirlo con mano, cioè aveva bisogno di mettere tutti i pezzi del puzzle appunto al proprio posto, no? Quindi ok, quello qui, questo qui. Quindi lei adesso sta costruendo la sua nuova condizione. C'era bisogno di questa cosa qua, dice. Bene, il quadro è chiaro, chiamiamo il bisnonno, medium ed esorcista. Il bisnonno era anche un illusionista. Infatti, Infatti. ecco, Perché quando mi hai detto chiamiamo bisnonno ho visto diverse figure, non lo so, come se cerca di confondere me. Io vedo questo bisnonno legato a un diavoletto, mi presenta, cioè vedo un uomo con dei capelli bianchi, ma non mi si mostra così, con una tunica tipo blu, blu scuro, e dietro vedo un diavoletto. Dietro di lui. Ok, il bisnonno è legato a un diavoletto del secondo. Secondo Del universo. secondo? Ok. Io vedo proprio la sua vita, cioè nel senso era legato al secondo universo, lui molto interferito al secondo universo. Il fischietto all'orecchio e adesso il problema alla gola che ho avuto è il bisnonno. È lui che cerca di confondermi anche a me, mi sta dando del. Vabbè, no, non ci sono problemi. Il bisnonno vuole restare o se ne va? E lui si diverte, dice. No, Si la sta domanda è ancora diversa. divertendo. Sta, se sta, prende le informazioni e fa quello che diciamo noi. Se no, se ne va ora. Non si diverte con nessuno, men che meno con te e con me. Si è tolto la tunica. Ok. Se resta. Si toglie tutto e resta nudo. Tutte le sue magie, tutte le sue illusioni, le Ha butta. un è come se avesse un bastone che, un po' che si attorcina su se stesso e sopra ci fosse una palla, una sfera bianca di Via cristallo. anche quello. Se no, se ne va. Se non accetta neanche una di queste, anche solo una di queste condizioni, se ne va. No, l'ha buttata per terra. È rimasto un pantalone boxer. Ok, chiediamogli se è vero che quando andava dal barbiere, ma non aveva tempo, lasciava lì la testa. No, lui era molto interferito. Però lui, cioè, è come se lui aveva una percezione completamente distorta della realtà. Come se era in una perenne dimensione non vera, come posso dire. Era tutto creato nella sua mente. No. Ok,
E il successo anche economico della sua vita ha una causa esoterica, il diavoletto. Patto col diavoletto. Cosa ha avuto in cambio il diavoletto? Lui, la sua anima, in quel momento. La sua anima, la sua anima però adesso è qui. Controllo di se stesso, come posso dire, come se si fosse dato, no? Avesse accettato consapevolmente. Bisnonno e pronipote e Franci hanno vissuto altre vite insieme, se sì, una la più importante. Castello. Bisnonno era una sorta di sovrano, una sorta di non comandante, non vedo una corona. E Franci era una, mi viene la parola donzella, dice questo. Lui era lo zio di lei. In questa vita erano E che succede? amanti. Lo zio e la nipote? Quindi incesto? Sono scoperti? No, vedo di no. Erano però, io vedo, cioè, c'erano dell'affetto, c'erano innamorati, come posso dire, perché è come se lei è. Questo zio aveva quasi la sua età in questa vita, nel senso erano coetanei. Figli? No. Va bene, portale ideale al bisnonno. Se vuole solo un messaggio, questo è il momento. Dobbiamo levare questo diavoletto, però. No, se lo deve levare lui, se lo Lui. deve togliere lui. Oppure può portare il diavoletto nel portale ideale e inevitabilmente scomparirà, se ne andrà. No, perché nel momento in cui ha lasciato il bastone cadere per terra è come se il diavoletto si sia allontanato. Però lo vedo. Come se si vergogna in questo momento, questa PS adesso. Di Di quello cosa? che è. Come se avesse. Si fosse innalzato, avesse visto un po' di cose che come se si vergognasse di mostrarcele, di essere riusciti a vederle, come se si vergognasse nei confronti di Franci. E poi che fa? Vuole andare via. Non le vuole dire niente? Non le vuole dire niente? Si vergogna. Vabbè, era attaccato alla terra e o a Franci, la sua casa, il No, era cane. in una dimensione, cioè era in un posto dove continuava a fare, adesso non più, però era in un posto dove lui era, continuava a vivere in un'illusione, in un loop di illusione, non so come spiegare. Quindi era comunque, no. Gli Va piaceva bene, questo posto prima. facciamo andare in questo portale e lo salutiamo. Torniamo a Franci. Andiamo al cluster. È come se mi porta al cluster e mi mostra un mega scrigno, come se fosse uno scrigno enorme, una cassa antica, e all'interno del quale ci sono i suoi fatti. Me lo mostra così, la apre e ci sono tutti questi libri. Lui mi dice: questi sono i fatti. E Cosa vuole vuole. fare? No, no, basta. Li tiene? No, no, no,
li vuole lanciare via. Allora, si è tolta gli occhiali adesso. Toglie gli occhiali e si scioglie i capelli. Mi mostra così, prende questo scrigno, mega scrigno, come posso dire. Dico scrigno, in realtà è una cassa, no? Che sì, che è aperta, lo prende. E lo lancia in un buco definitivo. C'erano i patti delle vite fatte con la madre, Mamma, sì. come mamma, perché? Erano tanti. In realtà è come se ne era uno che si... cioè il patto ne... io vedo che se ne fa uno, no? C'erano quello lì che si ripete nelle... cioè non lo vedo una... cioè se fai un patto con un'altra si ripete. È quello il patto, ne è uno. Ed era Io devo aiutare te, tu devi aiutare me. È uno scambio. sì, però in realtà diventava io faccio del male a Parole. te, tu devi fare del male In a me. realtà Comunque, sì. In realtà quindi sì. era anche violato il patto. Era come un... io lo faccio a te, la vita dopo tu lo fai a me, poi lo rifaccio a te e tu lo rifai a me. Non so come spiegare, è come un circolo vizioso. Per riparare cosa? Non finire mai. Finché qualcuno non comprendeva che era solo un incastro, no? Cioè, in questa vita io, l'altra tu mi hai fatto una cosa a me, quindi io adesso devo starti accanto perché l'altra vita tu hai abbandonato. La vita dopo, viceversa, tu, siccome me l'hai fatto a me, hai fatto qualcosa a me, devi starmi accanto, prenditi cura di me perché. E quindi Vabbè. finché questa cosa non viene interrotta, nel momento in cui la consapevolezza di una delle due. Quindi prende un percorso diverso, in questo caso è il suo, in Avatar. termini franci. È disattivato, come un pupazzo che sta seduto sulla sedia praticamente senza... Vita, con la testa un po' girata. Inclinata. Ok, chiedi a Franci di toccarlo sulla spalla, dargli un colpettino sulla spalla. Si sgretola come se scende giù. L'ha toccato ed è. Polverizza. Ok, bene, lo può mettere quello che rimane insieme alla sedia, alla scrivania, al computer, insomma tutto quello che vedi in un portale definitivo. Cioè, ha visto che lei può, toccando con la sua volontà, disintegrare in polvere. Quindi lo sta facendo con, l'ha fatto col computer, con la scrivania, con la sedia, poi con le mani raccoglie questa polvere in una palla e lo lancia tutto in un buco definitivo. Ok, con questa nuova condizione ci sono ancora i presupposti, in realtà non c'erano neanche prima, no, niente, allora niente. Ci sono ancora le entità eteriche e le due mentali e No. anche nel passato quella del decimo livello. Come sempre, lei mentre fa, ha diciamo distrutto, come posso dire, tutto quello che non le serve più. È come se nel mentre si sia passata una mano e si sia abbia polverizzato tutto, si è alzata la sua vibrazione. Polverizza, lei usa questo metodo qui. Ha compreso della sua capacità, potenza, della sua essere creatrice, del suo volere di poter mettere in atto quello che lei vuole e polverizza tutto, è tutto polverizzato, quindi è andato via in polvere, però fa così e lancia impianti, entità eteriche, i falconiformi e DL. In questo momento Oddio. polverizza tutto. Abduction, No, non ce ne sono più, non ne vuole più. Progetto Confusion,
come fosse un, quando me l'hai detto, è come se avesse preso una pallina tipo microchip e l'avesse lanciato per lei in un buco nero, per lei, perché in realtà esiste. Ok, il suo emozionale, come lo vedi? Si mostra con, quando hai detto il suo emozionale, sì, vedo lei con una, è pulita e c'è una luce, la mostra viola adesso lei. Dice che è un colore che risuona con lei, pulita. E di suo mentale, non la mente collettiva, il suo mentale, come lo vedi? Libero. Ok, è molto importante che sia pulito anche il mentale, che non ci sia quindi l'abitudine a pensare che i problemi delle persone, lei poi li somatizzerà, che No. le persone non fanno altro che pensare negativamente nei suoi confronti, con aggressione, perfidia, cattiveria. Lei in questo momento è molto determinata a fare dei passi per se stessa verso un nuovo percorso. È come Ok. se si è aggirata proprio tutto questo. Molto importante, il canale al settimo chakra, la corona, è aperto o è chiuso? No, lei adesso si è fatta una palla energetica che me la mostra come viola, me la mostra così. E quindi in questo momento lei è come se dicesse Schermata. io, sì, io ho bisogno solo del, cioè la mia energia che si autorigenera, Ok. basta, non mi serve. Ma lei ha il canale aperto, No, chiuso. adesso ha compreso che non, in realtà è chiuso, cioè, come posso spiegare? Cioè è chiuso nella palla, ma è Esatto. aperto. Cioè, Ma lei lei non deve vuole. chiuderlo. Cioè lei deve chiuderlo, aprirlo al comando. Non può restare con una palla di protezione e il canale della corona aperto. Diglielo. Non riesce a chiuderlo momentaneamente. Deve imparare ad aprirlo quando lo desidera. Cioè, tu, Sabrina, vai in giro con il chakra della corona aperto? No. Lo apri adesso. Adesso l'ho aperto, certo. Ecco. Per sentire e Insegnale vedere. e mostrale ad aprirlo quando vuole sentire e vedere, facendosi una protezione. È E a quello che le manca. chiuderlo. Ah. Le mancava il pezzo. Allora, le sto facendo vedere questo, sto mostrando quello che io sto facendo adesso, dove già l'abbiamo vedetta questa cosa della schermatura che faccio all'inizio, quindi prima io mi schermo e lo sto mostrando a lei e poi apro per, mi stacco e vedo, io sono fuori di me, sto vedendo lei, no? Sto da lei, sto vedendo lei, ma lo rimango sempre con il mio distacco. Io vedo. E adesso rientro dentro di me e non accetto nulla, cioè non, rimango comunque nel mio e lei nel suo, e questo glielo sto facendo vedere. Quindi adesso lei chiude all'interno della sua energia e l'energia non è più viola, perché il viola era collegato comunque alla visione aperta. Adesso diventa dorata, quindi più serena, più sua. Più risolta, non alla ricerca, ma consapevole già di quello che è, senza richieste ulteriori che possono avvenire in futuro. Ma intanto sì, cioè, bisogno che Franci si consolidi Con se chiusa stessa. per un po', per un po'. Poi quando sarà consapevole e sicura e fatta, è finita. Potrà Potrà guardare anche solo ogni tanto con una. affacciarsi. D'altronde lei ci ha sempre parlato, cioè, ci ha insistentemente parlato nei punti del fatto di non poterne più, di non poter riuscire a dormire, non poter riuscire a stare nella sua casa, non riuscirà a chiamare il suo cane nella camera da letto perché il cane una volta entrava velocemente, adesso invece ha molti dubbi. Mi ha Cosa levato le le DL. era l'IDL? Non le ha più. Ok,
Ci sono, controlliamo la casa, il cane ed eventuali disincarnati. No, l'ha già fatto quello che dice. Lei facendo la sua pulizia ha pensato già, cioè ha fatto tutta una, cioè la sua discorso energetico si è amplificato lì dove è adesso, quindi è una palla energetica che ha pulito e protetto il suo cane e la sua casa, quindi in questo momento è amplificato lei la sua, è protetta cioè nella sua zona, nel suo lì dov'è. Quindi in questo momento è così. Facciamo una protezione, faccia una protezione anche alla casa per tutto e soprattutto per eventuali disincarnati che se devono passare da lì nella casa non entrano. No, non passano più adesso. Era il suo canale aperto che li Ok. attirava. Se hanno voglia di essere aiutati, i disincarnati vanno a cercare l'informazione delle mie sessioni, da qualche parte ci sarà. Stanno facendo, La prendono e si fanno il loro lavoro da sono soli. fuori la casa adesso, come se prima passavano, no? Perché sentivano un'apertura, adesso è tutto chiuso, lei è serena, chiuso, vede la sua energia con il suo cane lì, e adesso vedo che vedo delle figure grigie che sono dei disincarnati che stanno captando l'informazione, ma sono esterni, non arrivano più all'interno. Quindi Ok. l'informazione c'è, che la prendesse chi vuole. La vedi pulita? Sì, assolutamente sì. Vedi la donna che fa il bagno nuda dell'apertura? C'è No, la vedo che in più quella questa vita. è cambiata, c'è, ma è cambiata. Adesso che è vestita e cammina sulla spiaggia. Ok. C'è un messaggio che si vuole lasciare, Franci. Lei dice, mi sta mostrando lei nella sua casa che si affaccia alla finestra. E dice, iniziamo così. Adesso tu hai una nuova condizione. Hai compreso che l'apertura deve essere come una piccola finestra. Impara a utilizzarla. Guarda. E basta. Vedere è un conto, immergersi e oltrepassare la finestra è un altro. Lei dice: apri la finestra e guarda il mondo, però poi ricordati di richiuderla. Se poi la riapri, guardi il cielo e poi la richiudi. Lei dice questo, fai questo esercizio, riprendi il potere di te stessa, percepisci la tua energia, la tua potenzialità. Piano piano, piccolo passo, piccolo passo. Concentrati su di te, il cono di luce che illuminava determinate cose, ponilo dentro di Poco alla te. volta. Io non sento più Sabrina. Adesso No, stavo vedendo. ti sento. Ok. Ok, puoi tornare un pochino indietro nel messaggio. Lei ha Sabrina, detto che vai. la sua attenzione di spostarla anziché all'esterno, ma al suo interno, invece di studiare l'esterno, inizia da te, inizia a studiare te.
cioè inizia a studiare me, lei dice. Quindi focalizza la tua attenzione inside, dentro di te. Dentro. E piano piano, piano piano, riuscirai a aprire la finestra sempre di più guardando e richiudendola. Imparerai a fare questo. Dice questo. Va bene, la vedi bene? Ok. Affacciata alla finestra. Perfetto, allora abbiamo finito, quindi preparati a tornare, disconnettiti da tutto e tutti.